grazie per la partecipazione. Che purtroppo sconta, diciamo così, una promozione di questo incontro che è stata un po' convulsa, un po' tardiva e che conseguentemente ha dato poche opportunità alle persone di essere informate su questo evento odierno, quindi cercheremo di magari di rimediare con altri appuntamenti informativi che del resto, come vedrete, non mancheranno viste alcune caratteristiche del percorso che oggi con oggi ci prefiggiamo, comunicazione tardiva che è dipesa anche, come dire, da una fase finale piuttosto convulsa di predisposizione della delibera di direttive che la Giunta Comunale ha approvato oggi e che trasmette perciò per il suo percorso attraverso il parere delle circoscrizioni al Consiglio Comunale per la sua discussione e votazione finale. E quindi diciamo che questa fase convulsa ci ha in qualche modo portato a promuovere questo incontro appena nel pomeriggio di ieri con un comunicato stampa. Alcuni media l'hanno riportato, qualche media no, e conseguentemente avremo altri appuntamenti. Io voglio sinceramente sottolineare due questioni. La prima, che ritengo che sia un risultato importante di questa amministrazione, quando sostanzialmente, se non letteralmente, nei 100 giorni con cui canonicamente si tende a fotografare la prima fase di mandato, ma siamo sotto i 120 giorni dall'insediamento della Giunta, si arriva alla predisposizione di uno strumento così importante, non solo per la programmazione urbanistica, ma per le scelte strategiche di questo territorio, come sono le direttive di un nuovo piano regolatore. Voglio solo ricordare, per citare due casi vicini nel tempo e nella distanza, che occorsero circa 14 mesi alla seconda amministrazione di Piazza per approvare le direttive per il piano regolatore, poi denominato variante 118, e che occorse circa un anno e mezzo alla nuova amministrazione comunale di Udine, quella insediatasi dopo le elezioni amministrative del 2008, per compiere una analoga operazione. Quindi mi permetto di dire che consideriamo comunque questo risultato che consegna alla città la discussione, perché sarà una discussione che, come vedrete, riguarderà la città, che consegna alla città la discussione sul nuovo piano regolatore di Trieste, una cosa di cui siamo particolarmente soddisfatti. Non è semplicemente per ringraziare gli assessori che sono qui con me, che dico che sono stati assolutamente fondamentali in questa fase, così come il mio ringraziamento va ai tecnici, all'architetto Marina Cassin e al dottor Walter Cossutta, che hanno supportato questa parte del nostro lavoro e che credo ci continueranno a supportare in futuro nell'ambito anche di una costituenda organizzazione e strutturazione di un ufficio di piano che nelle prossime settimane andremo a fare. Dicevo, non è semplicemente per così, perché sono qui con me che sottolineo il loro contributo, ma voglio sottolineare un altro aspetto attraverso la presenza loro e in misura forse meno continua, ma comunque importante, anche di altri assessori. Quando parliamo di piano regolatore, parliamo di uno strumento che in qualche modo incide sulle possibilità di sviluppo economico del territorio, e quindi è evidente che l'apporto anche qualitativo dell'assessore allo sviluppo economico è importante, incide sulla possibilità di programmare opere e servizi pubblici fondamentali per la comunità. Adesso nel frattempo è arrivata anche Elena Pellaschiara, l'assessore al commercio, e conseguentemente abbiamo iniziato con uno spirito di squadra, di interdisciplinarietà e di integrazione di missioni che sono le missioni all'interno della Giunta, questo lavoro, perché riteniamo che questo sia
l'atteggiamento anche metodologico con cui si deve approcciare politicamente al piano regolatore, e forse anche perché questo è uno dei limiti, una delle critiche più serrate che abbiamo all'epoca come opposizione e poi come maggioranza nel luglio scorso con il voto in Consiglio Comunale, in qualche misura attribuito alla variante 118, quella cioè di essere prevalentemente un piano edilizio e non uno strumento per assecondare e accompagnare le trasformazioni complessive e qualitative della città lungo diversi filoni. Da qui evidentemente derivano alcune considerazioni. Quello che sentirete in questa mezz'oretta sarà un po' una sintesi delle direttive, soprattutto del percorso. Allora, qui forse è utile chiarire ancora un aspetto, perché anche nel dibattito di questi giorni noi abbiamo incontrato le associazioni ambientaliste, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, sia del comparto dell'edilizia sia degli altri comparti economici interessati, in un percorso di consultazione. Io li ringrazio di questa prima fase di apporti costruttivi, giustamente anche di apporti critici. Poi evidentemente a ciascuno spetta il suo mestiere e conseguentemente di dare anche le sue valutazioni e politiche, e queste fanno parte, credo fondamentale, no, di un'idea di democrazia di cui dobbiamo essere sempre più convinti custodi e garanti, di democrazia e di partecipazione. Quello che voglio sottolineare è che in qualche momento di questa discussione, da alcuni spunti, ho avuto la sensazione, e su questo voglio fare una chiarezza preliminare, che si confondessero gli ambiti delle direttive e gli ambiti del piano. Cioè, alcuni contributi ci chiedevano di mettere mano con modifiche alle zonizzazioni esistenti, no? E questo è evidentemente un compito che non spetta alle direttive, spetta all'elaborazione del piano. Come vedremo, le direttive hanno un compito fondamentale, è dare le coordinate generali, ma anche molto prescrittive per certi versi, dentro le quali si sviluppa poi il processo di elaborazione del piano. E come vedremo, le misure di salvaguardia non hanno il compito di anticipare o di prevedere quello che sarà un assetto del territorio che spetta ad un piano che va costruito o realizzare. Hanno semplicemente l'obiettivo, come dire, di evitare che si sviluppino in questa fase, chiamiamola di transizione, degli effetti che potrebbero essere negativi per alcuni degli obiettivi del piano, ad esempio l'obiettivo, come vedrete, del contenimento del consumo del suolo, o addirittura che ne pregiudicassero poi la possibile attuazione. Quindi questo è il senso delle salvaguardie che, ricordo, no, non possono che essere, come dire, incardinate sull'assetto di zonizzazioni previsto dalla variante 66. Cioè, le salvaguardie introducono delle limitazioni alle possibilità edificatorie, come vedremo sono limitazioni diverse per situazioni diverse fra di loro, che evidentemente sono previste nella zonizzazione della variante 66. In questo c'è, credo, il requisito fondamentale necessario di queste salvaguardie. In questo ci può essere anche un limite che riconosciamo come un limite oggettivo e per certi versi non superabile. Sono zonizzazioni che sono state sancite nel 1997 e quindi sono state in misura significativa predisposte negli anni precedenti, e definiscono perciò un modo di essere del territorio che oggi come oggi può essere parzialmente o anche significativamente modificato. Spetterà al nuovo piano cogliere queste modifiche e reinterpretare conseguentemente le zonizzazioni. Non potevamo farlo sicuramente in questa fase. Dico questo per anticipare, come dire, con un piccolo esempio, un tema che poi immagino sarà, perché poi ognuno andrà a guardare alla fine i piani regolatori, dal punto di vista generale e scientifico interessano molti, dal punto di vista del come va a finire o cosa succede in quella zona là, interessano moltissimi, no? Ecco. Allora, è chiaro che se ad esempio noi prendiamo una zona, una destinazione che va sotto il nome di B4,
Oggi questa destinazione finisce col comprendere, a distanza di 15-20 anni da quando fu pensata, situazioni anche significativamente diverse fra di loro. Nella posizione perciò alle zone B4, ma non poteva essere diversamente perché sennò diventava un nuovo piano regolatore, di una stessa misura di salvaguardia, di un'unica misura di salvaguardia, noi andremo sicuramente, inevitabilmente, ad avere delle situazioni in cui le salvaguardie apposte potranno essere troppo generose, perché magari ci sarebbe voluto addirittura un qualcosina di più per come dire, conservare magari un equilibrio, un valore e così via, ambientale, e all'opposto da qualche altra parte si potrebbero rivelare salvaguardie che rispetto a quella che è la realtà di quella zona B4 sono addirittura eccessivamente cautelative, perché non c'era bisogno di apporre alcuna limitazione. È chiaro però che noi non potevamo entrare a spacchettare le B4, le B5 o le C3 e così via dicendo, e quindi questo limite è un limite che è, come dire, connaturato al fatto che le salvaguardie non sono salvaguardie su un piano, ma sono salvaguardie su direttive, e conseguentemente devono avere da questo punto di vista una funzione diversa. No. Perché un nuovo piano regolatore? Ma perché è presto detto, c'è un modificarsi significativo, l'ho detto anche così nel ragionamento preliminare, delle condizioni del contorno, scenario geopolitico ed economico, e la necessità perciò di definire un nuovo ruolo di Trieste, nuove strategie di sviluppo. Pensiamo quanto è cambiato, no, il quadro di riferimento di questa città dall'inizio degli anni Ottanta all'inizio dei secondi 10 anni del terzo millennio, perché c'è una crescente attenzione che con questo piano vogliamo far nostra, perché la riteniamo interesse generale oltre che sensibilità diffusa, che è quella della sostenibilità dello sviluppo e della qualità urbana del territorio, perché c'è l'esigenza di un esame attento del fabbisogno di servizi, di infrastrutture pubbliche, anche a seguito della decadenza di vincoli espropriativi, e perché, ho già detto, l'abbiamo già detto in passato, l'abbiamo detto anche qui il 1 agosto, quali erano le criticità che non ci hanno consentito di condividere il percorso e l'approvazione della 118, ma sicuramente ci sono anche oggi delle situazioni, delle esigenze, come dire, di recepire criticità nel processo di attuazione della variante 66, a partire, come vedremo tra un po', proprio sulle salvaguardie, dalla questione delle distanze per la edificabilità dalle linee di confine della proprietà. Da qui derivano le finalità di fondo di questo piano: da un lato quella di rappresentare una visione complessiva per la città proiettata su un arco temporale di 15-20 anni. Qui è stato molto interessante un dibattito che c'è stato l'altro giorno con gli operatori, tra chi ci diceva che le mutazioni sono così rapide che i piani devono essere molto più flessibili, molto più veloci e durare molto di meno, e chi ci diceva che il compito di chi serve la comunità è quello di tutelare i valori proiettati anche in un futuro a medio-lungo termine, che sono quelli che si consegneranno alle nuove generazioni. Io mi permetterei di dire che, siccome la politica fatta bene è un mestiere difficile, in realtà il compito è di chi serve la comunità è fare tutte e due queste cose, cioè essere capace di interpretare la flessibilità, no, che deriva da mutamenti anche veloci delle situazioni, e contemporaneamente avere lo sguardo rivolto anche sul lungo periodo, no? La conservazione della risorsa ambiente è un qualcosa che alla fine noi facciamo anche, oltre che per vivere di un ambiente migliore, anche per consegnare un ambiente migliore ai nostri figli. Ecco, per fare buona politica non dovrebbe essere consentito essere né troppo miopi né troppo presbiti, o comunque, se lo si è, cercare di correggerlo con delle buone lenti. No, in secondo luogo, evidentemente il compito di un piano regolatore, che è poi il compito, credo, della politica, che si esprime nel piano regolatore in modo, credo, trasparente ed equo, è la regolazione del rapporto tra gli interessi pubblici e collettivi della comunità e quelli particolari dei singoli cittadini, degli operatori, dei portatori di interesse. Se ci pensiamo, ieri intervenendo una bellissima
assemblea sul futuro della nostra informazione pubblica, sono permesso di dire che il rapporto equilibrato tra queste due parole, pubblico e privato, no, direi è una, come dire, un asse fondamentale su cui si costruisce la solidità di una democrazia e di una convivenza civile. Ecco, nel suo, il piano regolatore ha questo compito. E poi ancora, sempre tra le finalità, quella di delineare un quadro di strategie e orientamenti per uno sviluppo sostenibile del territorio, di individuare i progetti strategici prioritari per riqualificare la città, individuare i progetti di grandi opere pubbliche e non, quali ad esempio le infrastrutture, gli spazi aperti, il verde pubblico, le attrezzature, i servizi, l'edilizia pubblica e sociale, no, orientati alla riqualificazione e alla rigenerazione sociale del territorio, con particolare riguardo, come dire, con attenzione a tutte le sue componenti e quindi a tutte le parti e perciò a tutti i rioni. Se queste sono le finalità di fondo da cui si declinano una serie di obiettivi. Il primo è quello di perseguire lo sviluppo, credo sia un'esigenza insopprimibile per una città. Io ritorno ad un'immagine usata spesso nella mia campagna elettorale, ma che ritengo valida anche dopo le elezioni, anche perché le cose che pensavo prima le penso anche adesso, ovvero questa è una città che, dove il portato di buona qualità della vita, no, sembra un serbatoio di benzina in cui il pieno è stato fatto molto tempo fa e che oggi lentamente ma progressivamente viene consumato. A un certo punto, se la macchina non fa nuovamente il pieno di benzina, no, si scopre che la benzina prima o dopo finisce e che la macchina si ferma. Ecco, la qualità della vita di Trieste, che poi sta facendo i conti anche con una emergente crisi sociale, con un emergente fenomeno di povertà, ma comunque la qualità della vita che tutti ci individuano comincia ad assomigliare a un serbatoio di benzina con il livello molto vicino alla riserva, se non addirittura già entrato in luce fissa. E quindi l'esigenza di, come dire, di ripensare questa città anche in termini di territorio e di scelte per lo sviluppo, credo che sia misurarsi con le possibilità poi alla fine che questa città abbia effettivamente un futuro. Nel perseguire lo sviluppo, la risorsa qualità del territorio non può che essere considerata una risorsa fondamentale, e qui c'è una scelta di equilibrio, cioè lo sviluppo economico non può prevaricare e sopraffare la qualità del territorio, ma questa non è semplicemente una scelta che tiene conto, lo è anche di una sensibilità diffusa della comunità, è anche una scelta che in qualche modo individua una qualità dello sviluppo, no? e fa della qualità del territorio un fattore dello sviluppo economico. La vocazione turistica, la valorizzazione del patrimonio culturale di questa città a fini e ricadute economiche, sono tutte questioni che in qualche modo ci dicono che la qualità del territorio non è un limite allo sviluppo, ma è una risorsa per lo sviluppo. Da qui evidentemente le direttive impegnano il piano regolatore, non trovate queste cose nelle direttive trovate evidentemente l'intenzione di caratterizzare il piano regolatore su questi filoni, no? Sui versanti delle scelte di qualità, in particolare per l'economia del mare, per i servizi avanzati, il turismo, il sistema della conoscenza, la volontà di sviluppare forme innovative di sviluppo anche ricercando una forte sinergia con strumenti attori dello sviluppo economico, le altre istituzioni, la provincia, l'autorità portuale, l'ente zona industriale, l'area di ricerca, la camera di commercio, l'università, sono tutte infrastrutture che alla fine contribuiscono, soprattutto se il lavoro riesce ad essere un lavoro sinergico e coordinato, contribuiscono ad arricchire in qualche misura il potenziale di sviluppo economico. Qualche volta in passato hanno anche contribuito a indebolirlo, speriamo che quella fase, con un senso di responsabilità che si richiede ai tempi che viviamo, sia definitivamente messa da parte.
Un'indicazione importante che parte proprio da un limite che avevamo individuato nella variante 118, qualcuno si ricorderà, nelle mappe del piano regolatore della variante 118 non esisteva quello che c'era oltre i confini del comune di Trieste, era tutto quanto indistintamente bianco, mancava cioè il senso del confronto con realtà e territori contermini, siano dei comuni minori del nostro territorio, siano della vicina Slovenia. Mancava cioè quell'idea di pianificazione di area vasta che inevitabilmente, peraltro siamo, credo, già un comune sufficientemente piccolo, in una provincia sufficientemente piccola, non può, come dire, non può non essere considerata quando si fanno scelte di assetto del territorio. Abbiamo cercato poi di affrontare alcune questioni che riteniamo su cui il piano regolatore possa dare indicazioni e porre condizioni importanti e che vanno evidentemente dallo sviluppo dell'agricoltura tradizionale non intensiva, un valore economico, credo un valore anche importante dal punto di vista turistico e ritengo anche un valore importante dal punto di vista culturale nella misura in cui conserva e valorizza una parte importante del patrimonio culturale del nostro territorio, la riqualificazione del patrimonio industriale anche con l'individuazione di aree e fabbricati dismessi per insediamenti produttivi, di servizi, di terziario avanzato, anche insediamenti leggeri che possono essere integrati nel tessuto urbanizzato localizzati sull'altipiano carsico, un tema questo sottolineato in maniera importante nella consultazione anche delle associazioni dei piccolissimi imprenditori in particolare, c'è l'esigenza anche della ricerca di quelle che possono essere soluzioni spaziali per insediamenti che consentano di dare risposte alternative ad una zona industriale in cui la questione dei siti inquinati minaccia per un tempo anche abbastanza lungo di ridurre le possibilità di insediamento. Il lavoro per localizzare siti idonei allo smaltimento di inerti, sappiamo che le condizioni attuali di smaltimento di inerti comportano un aggravio molto pesante nei costi di realizzazione di opere nell'ambito del nostro comune, della nostra provincia, del nostro territorio e alla fine tra le altre cose in buona misura questi costi finiscono inevitabilmente nelle misure in cui sono sostenuti dalle imprese, finiscono poi per riverberarsi su quelli che sono gli utilizzatori finali delle opere che vengono realizzate, ad esempio dei parcheggi, tanto per dirne una. E poi anche qui ci confrontiamo con uno dei limiti, cerchiamo di andare oltre uno dei limiti della 118, riteniamo che il compito del piano regolatore sarà quello di indicare con chiarezza, prevedendo anche l'attuazione con piani di iniziativa pubblica coerenti perciò con un'idea strategica di sviluppo, quella che deve essere la destinazione e l'utilizzo delle aree particolarmente significative, non ce ne sono molte e per questo sono doppiamente importanti, del territorio del nostro comune. Qui viene citato il comprensorio fieristico, viene citato Campo Marzio, l'area di Campo Marzio, vengono citate le caserme dismesse, mi permetto anche di aggiungere perché nel documento è citato anche il Porto Vecchio, area come noto soggetta a pianificazione congiunta, possiamo dire, no? D'intesa tra l'autorità portuale e il porto, riteniamo che il piano regolatore del comune di Trieste, e su questo poi ci saranno le intese con l'autorità portuale, spetti il compito di confermare le condizioni che consentano il recupero del patrimonio del Porto Vecchio e la sua utilizzazione come volano di sviluppo della città. Dopo gli obiettivi del perseguimento dello sviluppo c'è il contenimento del consumo di suolo. Vedete, qui noi facciamo tre premesse. La prima, l'obiettivo non può essere quello di accompagnare il declino demografico della città. Il senso di un'amministrazione della città e quindi anche il senso del piano regolatore è quello di creare le opportunità
opportunità affinché il declino demografico si interrompa e possibilmente si inverta attraverso anche la capacità attrattiva, no? Di lavoro, di opportunità, di studi, di interessi, di persone, di giovani, magari provenienti da altri paesi e così via dicendo. Quindi noi ci poniamo questo obiettivo, qualcuno ci chiede anche nelle consultazioni di quantificarlo in termini numerici. Ora a me pare un po' una lotteria dire se il piano vorrà avere la città da 240.000 abitanti piuttosto che da 200 o da 252. Francamente mi pare voler azzardare delle previsioni puntuali, no? In un'epoca, quella in cui stiamo vivendo, in cui le previsioni sembrano servire una sola cosa, ad essere puntualmente smentite dall'evolversi dei fatti, no? Quindi evitiamo proprio di voler puntualizzare con un accanimento eccessivo questo tipo di obiettivo. L'obiettivo è una città che vive, la città può vivere anche con sicuramente anche con 80-100.000 abitanti, però credo che l'obiettivo della Trieste a cui guardiamo è di una città che è scesa a 200.000 abitanti, ma da cui vuole tendenzialmente risalire, anche perché a differenza di altre aree che hanno 80-100.000 abitanti, se Trieste continua a scendere, scende ma sale contemporaneamente l'età media dei suoi abitanti, quindi non è evidentemente il processo, non può che essere un processo di declino e di lentissima ma progressiva estinzione. Invertire questa tendenza e contenere il consumo di suolo sono due obiettivi possibili. Noi riteniamo che siano due obiettivi possibili, evidentemente attraverso una capacità di innanzitutto di recupero. Prima del recupero, credo lo dicono bene questi punti dell'obiettivo del contenimento del consumo del suolo, una fotografia dello stato della risorsa territorio, la definizione di un realistico fabbisogno abitativo e di una realistica capacità insediativa teorica per circoscrivere appunto l'utilizzo della risorsa suolo a fini abitativi, evitando anche le semplificazioni. Qualche volta le semplificazioni si sono sentite nelle discussioni, anche qua il 1 agosto c'è stato un intervento per altri versi interessante che diceva Trieste era molto più piccola dal punto di vista dell'estensione, no, quando aveva 300.000 abitanti. Questo in qualche misura può essere vero, ma è vero anche che vanno interpretati e analizzati quelli che poi sono stati i cambiamenti nelle dinamiche sociali e nei comportamenti di vita delle persone. Erano 300.000 abitanti che stavano in appartamenti o in case dove mediamente vivevano 4 o 5 persone. Oggi la grande prevalenza per tutta una serie di questioni è quella di nuclei abitativi molto più ridotti. Non si vive in 3, si vive in 2, si vive da soli, quindi non si può utilizzare un parametro da questo punto degli anni 60. All'opposto però è vero che qui c'è un grande patrimonio da recuperare e da riqualificare. Ci sono aree urbanizzate e degradate, no? Ci sono molti immobili che possono essere in questo momento non utilizzati o sottoutilizzati e che richiedono evidentemente una strategia di riutilizzo. Ed evidentemente nel contenimento del suolo c'è anche la questione del recupero, della ridefinizione del rapporto tra territorio agricolo o verde e territorio edificato. Se parliamo di contenimento del consumo del suolo, è chiaro, l'ho già accennato, che uno degli obiettivi del piano non può che essere recuperare, riqualificare, rifunzionalizzare l'esistente, evidentemente, anche attraverso, come dire, il contemporaneo ripensamento delle modalità di funzionamento del territorio urbano, secondo l'idea di una città che diventa una città policentrica ed equilibrata, no? E che supera, anche qui ritorno su un tema che mi era caro in campagna elettorale ma che non ho dimenticato, ne sono assolutamente convinto, supera una dicotomia molto forte nel comune di Trieste tra centro e periferie. No? Vorremmo lavorare perché progressivamente ci siano tanti piccoli centri,
nel comune di Trieste, cioè ci siano rioni in cui attraverso il combinato disposto di opere pubbliche, attraverso il combinato con servizi, attraverso interventi di pedonalizzazione, attraverso interventi di riqualificazione, si creino le condizioni di vivibilità complessiva che fanno fuoriuscire dal rischio, viceversa, l'opposto, di diventare dei puri e semplici dormitori. No, ecco, questo obiettivo, come vedete, si articola nella promozione del recupero non solo di edifici ma di contesti più estesi, della cosa che dicevo, nel ripensare interventi strutturati ed integrati tra differenti attività della produzione, del terziario e della residenza, nella possibilità di sostituire, demolire, riqualificare, ricostruire ciò che verrà valutato incongruo e obsoleto, e nell'incentivare il riuso del patrimonio edilizio attraverso anche forme, incentivi e strumenti che rendano il riuso maggiormente appetibile da un punto di vista economico, potendo così garantire anche la progressiva rispondenza degli interventi di trasformazione a criteri di qualità nei diversi campi ambientale, sociale, spaziale dell'edilizia. E ancora, sempre tra gli interventi che fanno parte dell'obiettivo del recupero, della riqualificazione, della rifunzionalizzazione dell'esistente, l'individuazione di siti, di spazi e di progetti per, come dire, per luoghi aperti a disposizione della collettività, parchi, giardini, spazi di relazione, di coesione sociale, per l'utilizzo di contenitori o di aree dismesse, anche valutando le necessità di rispondere al fabbisogno di edilizia sociale, di servizi pubblici, di attrezzature di interesse generale, e evidentemente anche attraverso la rifunzionalizzazione del patrimonio, chiamiamolo immobiliare, dell'economia, quindi dei luoghi, delle attività industriali, portuali, artigianali, commerciali, di servizi. C'è poi l'obiettivo della promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio, collegato anche alla perdurante mancanza di un piano paesaggistico, e che conseguentemente richiede che il piano faccia uno sforzo per operare una ricognizione delle peculiarità del paesaggio, delle sue diversità, sia urbano, sia di centro storico, di periferia e così via dicendo, per stabilire criteri certi per una disciplina che si ponga in sintonia con i valori paesaggistici e dell'ambiente, perseguendo la loro tutela attiva, e ciò evidentemente mettendo a sistema spazi verdi esistenti e i potenziali interni ed esterni alle aree urbane, individuando ruolo e funzioni compatibili con i valori che vi sono riconosciuti, per il territorio agricolo favorendo forme di tutela attiva orientate al recupero e al mantenimento di alcune peculiarità paesaggistiche, alla conservazione del patrimonio rurale, alla conservazione della complessità biologica e della biodiversità, e prevedendo, questo è un elemento importante, la partecipazione dei cittadini non serve solo per discutere ma serve anche poi per attuare gli interventi sul territorio, forme di gestione e autogestione da parte delle comunità locali per aree verdi pubbliche, ad esempio, individuando poi tutta una serie di attività di promozione nel campo naturalistico, ludico, del tempo libero, ricreativo, che possono essere a basso impatto ambientale. E ancora, estendendo la definizione del sistema ambientale di paesaggio fino ai margini e all'interno delle città, della produzione, della ricerca e della conoscenza, con l'obiettivo evidentemente di trovare misure e criteri per una loro corretta contestualizzazione, per ridurre il loro impatto anche dal punto di vista paesaggistico e naturale sul territorio. Sempre su questo, le direttive dicono poi che l'attuazione di aree verdi aperte all'uso collettivo costituirà parte integrante delle disposizioni fornite dal piano per la trasformazione delle aree strategiche da esso individuato. Penso che non abbia bisogno di commenti e di spiegazioni.
Sempre tra gli obiettivi, qui sarò forse più sintetico anche perché abbiamo presentato qualche giorno fa proprio in questa sala gli indirizzi del piano urbano del traffico. Poi dirò come il piano regolatore dovrà essere, l'elaborazione del piano regolatore sarà un percorso che si integrerà con l'elaborazione del piano urbano del traffico, con la rivisitazione del piano parcheggi, con il piano del verde, no? Conseguentemente al piano regolatore affidiamo anche l'obiettivo di contribuire a incentivare una mobilità sostenibile, promuovendo perciò nuove forme, no? Per pedoni, ciclisti, utenza debole, trasporto pubblico e conseguentemente con scelte che portano a rafforzare ad esempio la rete ciclopedonale, a valutare l'introduzione di nuove infrastrutture stradali dove verifichiamo l'insufficienza o la mancanza di collegamenti, no? A riorganizzare il sistema della mobilità attraverso una idonea integrazione della rete stradale con il trasporto ferroviario e quello via mare, a ricalibrare l'offerta di parcheggi in funzione di una riduzione dei flussi di attraversamento di aree centrali e residenziali, anche potendo utilizzare contenitori vuoti e aree dismesse a questo scopo. E aggiungendo io, non riguarda specificatamente le direttive di piano, ma credo riguarda l'insieme di interventi che poi arricchiranno in qualche modo l'idea di città che vogliamo emerga da queste scelte strategiche, estendendo in maniera significativa sia nel centro sia nei rioni le aree caratterizzate da una migliore vivibilità, ovvero le aree e le zone pedonalizzate e perciò riqualificate. Ci soffermiamo adesso verso la fine sui modi, i luoghi e i temi del piano, per dire che noi confermiamo questa scelta forte di processi di ascolto e di partecipazione di cittadine e cittadine, di operatori economici e sociali, di soggetti pubblici e privati, sia con modalità che sono in qualche modo codificate anche nel nostro sistema ordinamentale come l'Agenda 21, sia anche attraverso la sperimentazione di nuove modalità che in parte questa giunta già ha intrapreso col suo itinerario di confronto con i cittadini che la sta portando. Ieri sera eravamo a San Giovanni ad affollati e partecipati animati incontri e dibattiti. Il percorso ovviamente sarà integrato dalla valutazione degli effetti ambientali del VAS. Ecco, tra i modi del piano ce n'è uno importante che in qualche modo si lega alle cose dette finora, no? Ovvero all'idea di sviluppo di qualità, all'idea della valorizzazione del territorio lungo ad alcune assi strategiche, all'idea di superare, come dire, una concezione eccessivamente edilizia del piano regolatore, perciò delle sue zonizzazioni, e quindi viene proposta una lettura del territorio, no, che faccia emergere le diverse parti e specificità di cui questo territorio si può definire composto e che qui vengono indicate: la città antica e moderna, la città consolidata, quartieri e rioni, borghi carsici, la città sul mare, la città capoluogo, i territori della produzione e della ricerca avanzata, le dita verdi, gli spazi delle infrastrutture. Qui c'è un tema importante perché prima ho detto noi dovremmo lavorare, e oggi noi lavoriamo sulle B4 come se fossero la stessa cosa o sulle C2 come fossero la stessa cosa. Sarà compito del piano rileggere il territorio. Come rileggerà il piano il territorio? Lo rileggerà evidentemente rideclinando quelle che sono zone in questo momento accomunate dall'appartenenza alla stessa destinazione urbanistica attraverso la zonizzazione della 66, attraverso, come dire, la lettura della loro appartenenza a diversi contesti di città, e questo sarà evidentemente una componente importante per determinare le scelte che poi andranno fatte. E perciò va ribaltato un approccio che vede il piano costruito esclusivamente su una lettura della città appiattita per zone omogenee. Io vorrei accelerare
accelerare, e quindi direi che voglio dire, in maniera molto rapida, sulle aree strategiche, come già accennato, vogliamo delineare azioni progettuali integrate, che hanno perciò un carattere complessivo e che sono, come dire, incardinate su obiettivi e su strategie, perché sono considerate appunto valori strategici del nostro territorio. E vorremmo anche che l'arco temporale del piano fosse, come dire, uno strumento di riferimento per una programmazione a medio e lungo periodo delle opere pubbliche. Ancora, tra gli obiettivi, quello di individuare nuovi strumenti normativi in grado di indirizzare la qualità degli interventi. Anche nella discussione sul rapporto tra edificabilità e ambiente non è, voglio dire, priva di rilevanza o di fondamento la considerazione, e non è semplicemente che costruire o non costruire determina lo sfruttamento o il risparmio di valore ambientale, no? In molti casi è la qualità del costruire che determina un equilibrio con l'ambiente o viceversa una sua devastazione, un suo impoverimento. Quindi credo che uno degli obiettivi, oltre che costruire di meno perché c'è molto da recuperare, sia anche costruire con qualità e recuperare con qualità. Abbiamo inserito nelle direttive, è stato molto apprezzato dall'Ordine dei Geologi, no? Evidentemente l'aspetto che riguarda l'esigenza, poi come giriamo il territorio, una delle prime cose che ci viene detta, no? Delle criticità che ci sono dal punto di vista dell'assetto geologico del territorio, che comporta anche delle criticità, delle instabilità abbastanza importanti, in molti casi determinate anche da un'attività edilizia, come dire, piuttosto confusa e disordinata che c'è stata negli ultimi decenni, che conseguentemente e di cui conseguentemente bisognerà farsi carico. Ho già detto dell'integrazione tra il piano e gli altri strumenti di gestione del territorio, che qui vengono indicati, così come viene indicata la volontà per poter effettivamente procedere nella direzione di processi di trasformazione e di ristrutturazione urbanistica, anche di metodiche che sono in molti casi fondamentali per realizzare aree servizi pubblici a vantaggio della qualità. No, mi riferisco a strumenti noti agli esperti come la perequazione, la compensazione e la premialità, che abbiamo voluto interpretare e declinare anche correlata a finalità di contenimento energetico e alla realizzazione di edilizia sociale cofinanziata e convenzionata. Credo che il tema, ad esempio, della premialità e degli incentivi legati alla introduzione negli interventi di nuova edificazione o di significativa ristrutturazione di misure per la diversificazione e il contenimento energetico debba essere, come dire, uno dei punti di riferimento non tanto dell'amministrazione quanto direi della comunità, visto che la questione energetica è una delle grandi questioni che siamo chiamati ad affrontare con un approccio direi molto discontinuo e molto innovativo rispetto al passato. Sulle salvaguardie, qualche considerazione preliminare. La prima, anche se di questo soprattutto la stampa verrà riempita nelle prossime settimane, non si possono leggere le salvaguardie collegate a delle direttive, come dire, confronto con le salvaguardie legate ad un piano regolatore. Un piano regolatore consente di, voglio dire, intervenire sulla base di un'analisi del territorio che è stata fatta in modo molto più articolato, più puntuale. Quindi queste salvaguardie, così come evidentemente la normativa regionale nella nostra sola regione, ricordo, consente di fare con le direttive, no? Hanno una natura che non può che essere meramente cautelativa. Cautelativa nei confronti di un uso indiscriminato del territorio, cautelativa nei confronti della compromissione del territorio in qualche misura in contrapposizione con quelle che viceversa sono le direttive del piano.
Questo ne segna la caratteristica di fondo e la forza e ne segna anche il limite in qualche misura. È chiaro che nel introdurre queste salvaguardie noi abbiamo dovuto anche confrontarci con l'obiettivo pubblico di, appunto, di tutela in questa fase e peraltro con una impossibilità di compromissione totale di diritti di proprietà che si vadano a reiterare nel tempo. Molte zone di questo territorio sono in salvaguardia da 4 anni, no? Le zone non possono rimanere in salvaguardia integrale tutta la vita, quindi abbiamo dovuto contemperare in qualche misura una serie di esigenze cercando di fare il lavoro, come dire, migliore possibile, laddove il migliore possibile è anche il più inattaccabile possibile. In una materia come l'urbanistica, dove il contenzioso peraltro non è un'eccezione ma è una regola, e dove la cosa peggiore che si può fare è apporre, a questo punto di vista, una salvaguardia che dopo non regga in maniera sufficientemente robusta, non regga in presenza di situazioni di contenzioso che inevitabilmente gli interessi possono produrre. Qui c'è una novità abbastanza generale che noi riteniamo qualitativamente importante. Alcune forze di opposizione prima nel corso della commissione urbanistica, sottovoce ovviamente alla fine della riunione, perché nella parte pubblica ci hanno contestato ovviamente, ci hanno detto: avete fatto una scelta molto importante, è quella delle distanze minime obbligatorie dai confini di proprietà, che in maniera direi molto generalizzata vengono stabilite in 5 metri, e che rappresentano in questo caso, secondo noi, non solo una salvaguardia cautelativa, ma rappresentano, possiamo dire, l'anticipazione di quello che vuole essere un orientamento da confermare nel piano regolatore. Un'esigenza che evidentemente, credo, oltre che a mettere un po' di ordine e un po' di pulizia, serve anche a superare situazioni che si sono create in maniera molto diffusa, anche di grande difficoltà. Sapete che c'è una distanza prevista dalla legge, no? Che è di 10 metri, no? Quando uno ha realizzato a filo, inevitabilmente comporta che il vicino deve distanziare l'inizio della sua edificazione di 10 metri. Questo in molti casi può limitare o addirittura precludere la sua possibilità di edificare. Bene, questa cosa qua si comincia a mettere un po' di ordine. Per il resto noi siamo intervenuti su alcune zone, la A3 nel centro della città, diciamo presente solamente in alcuni punti, dove abbiamo voluto introdurre una salvaguardia rispetto al rischio in questo momento di una, come dire, di una pesante attività di, scusate perché devo guardare, di tipo edilizio che possa compromettere l'equilibrio, no? E quindi per tutelare anche gli approfondimenti necessari, che saranno necessari per l'adozione della variante, noi abbiamo previsto una riduzione del 50% dell'indice di fabbricabilità fondiaria massima per i nuovi interventi e per le interventi di ristrutturazione urbanistica. La salvaguardia evidentemente opera per interventi edilizi che non siano oggetto di piani particolareggiati già adottati e o approvati. Nelle zone B3 abbiamo ritenuto, che sono le zone, chiamiamole, della periferia più vicina al centro, quella che è interamente costruita e dove se ci sono dei fazzoletti di terreno, voglio dire, non è che si giustifichino limiti alla possibilità, salvo introdurre la distanza minima obbligatoria di cui ho parlato prima. Per le zone B4, B5 e B6 abbiamo previsto, oltre che la distanza minima obbligatoria, che rappresenta comunque, come si vedrà in molti casi, già una riduzione della possibilità edificatoria, anche una riduzione dell'indice volumetrico fondiario massimo nella misura del 25%.
mentre nelle zone PT tale indice viene ridotto del 50%. Nelle zone BNI e nelle zone C2 la previsione, sempre operando le distanze minime obbligatorie, è quella del e nelle zone C3 è quella di un indice di fabbricabilità che viene ridotto a 0,2 metri cubi per metro quadro. Nelle zone cosiddette GB, G5 e H2 di Basovizza abbiamo previsto la preclusione di qualsiasi intervento di ampliamento e di nuova edificazione. Il contenuto della delibera è evidentemente motiva l'adozione delle direttive, motiva l'adozione delle salvaguardie, ha come allegato un documento di una quindicina di pagine che contiene le direttive che poi sono state sintetizzate in questo PowerPoint, in questa illustrazione, e la relativa tabella delle salvaguardie e la relativa cartografia allegata. Sono tutti documenti che, dandoci un attimo di tempo per come dire, organizzare, diciamo che tra un paio di giorni, massimo all'inizio della prossima settimana, saranno consultabili sul web e quindi a disposizione di tutti i cittadini. Mi scuso per la lunghezza, però è lunga.